Salvare la stagione è il mantra delle istituzioni sportive. Da un lato le preoccupazioni dettate dall'epidemia e la necessità di salvaguardare la salute pubblica, dall'altro la volontà di abbozzare una pianificazione che consenta la ripresa delle attività al primo momento utile, cercando di salvaguardare la regolarità dei campionati e lo sviluppo dei format. Così anche le due rappresentanti abruzzesi nel calcio professionistico, Pescara e Teramo, restano alla finestra mentre i presidenti di Lega stilano un possibile calendario d'emergenza, che prevede la ripresa dei campionati a maggio, in quella che resta un'aspettativa ottimistica, visto che al momento si attendono ancora segnali di una regressione dell'epidemia, senza i quali sarà impossibile tornare a giocare in tempi brevi. In Serie B vanno disputate le ultime 10 giornate di campionato, più il recupero di Ascoli Cremonese. Se il torneo dovesse ripartire nel primo weekend di maggio, giocando in tutti i successivi fine settimana e inserendo in un infrasettimanale il recupero e nei successivi infrasettimanali 4 giornate di campionato, il torneo chiuderebbe il 6 giugno. Traslando in avanti la calendarizzazione di playoff e playout che era già serrata di suo, la stagione della cadetteria chiuderebbe i battenti il 26 giugno, senza sforare nel mese di luglio, entrando di fatto nella stagione sportiva 2020-2021. Situazione più complessa in Serie C perché oltre alle 8 giornate da giocare c'è la necessità di recuperare le 3 giornate non disputate, 28esima, 29esima e 30esima, nei gironi A e B. E 3 turni infrasettimanali andranno utilizzati a tal fine. La stagione regolare finirà a metà giugno e se non ci sarà una revisione in corsa del regolamento di accesso ai play-off, ipotesi ventilata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, questi finirebbero addirittura dopo metà luglio, entrando da calendario nella nuova stagione e nel periodo in cui normalmente iniziano i ritiri precampionato. Il tutto va reso complementare con le scadenze federali per le iscrizioni ai campionati e con il periodo di ferie che va concesso ai calciatori. Un bel ginepraio dunque. Ulteriori passi formali da parte delle leghe saranno intrapresi quando il quadro sull'evoluzione dell'epidemia sarà più chiaro. Quel che è certo è che Pescara e Teramo, in ossequio anche all'accordo tra leghe e assocalciatori, non torneranno ad allenarsi in campo prima del 3 aprile. Gli staff delle due squadre si sono riorganizzati. Nel Pescara il preparatore atletico Cantarini si collega via Skype con i calciatori dando indicazioni sugli esercizi da fare tra le mura di casa. Lavori sfruttando le videochat anche in casa Teramo, coordinati dal preparatore Puleo. A ciò si aggiunge un ulteriore lavoro di monitoraggio delle situazioni tattiche attraverso alcuni video messi a disposizione dei calciatori dal match analyst Di Salvatore.